Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto al terzo episodio di questa serie su The Binding of Isaac Afterbirth. Nel primo episodio ci siamo fatti quella grid mode, nel secondo ci siamo fatti una run a caso con Sansone. Direi che oggi potremo andare a vedere la daily run, perché devo sostanzialmente ancora vederlo. A quanto pare partiamo con Lilith, non credo proprio, cercherò di fare una run molto veloce o molto che paghi molti punti. Credo semplicemente ci divertiremo a caso con questa run. Subito qua ho miscliccato, GG. Partiamo con la chiave per andare da Mega Satan, davvero. Eppure mi pare di capire che dobbiamo raggiungere, chi è quello? The Lamb? Probabilmente sì. Ah, volete vedere che la chiave per andare da Mega Satan è rimasto perché l'avevo messa come oggetto di partenza? Questo è molto losco. Forse ho capito come fa la gente a barare alla daily run, perché so che ci sono persone con punteggi decisamente OP. Va bene, a noi poco cambia in realtà. Avendo 10 bombe direi che subito vale la pena spaccarne uno qua. Potremmo anche vedere magari con che cosa abbiamo iniziato la partita. E iniziamo quindi con 10 bombe, va bene. La nostra scatoletta che ci raddoppia famiglie in una stanza. E quella forse è la Kidney Stone, è possibile? Non lo so, lo scopriremo giocando. Lo scopriremo molto presto. Direi che andremo a esplorare con estrema calma. Perdiamoci pure il nostro HP, mezzo, sì, HP intero probabilmente. Queste simpatiche canaglie sono decisamente poco visibili, probabilmente perché è iniziata la stagione delle nebbie nel Veneto. E se siete di queste parti sapete di che cosa parlo. Thank you game per questo validissimo supporto che hai dato alla nostra run, ma a noi non interessa. Nelle daily run in realtà c'è un punteggio che dipende da quanti mostri uccidiamo, da quanti danni prendiamo, da quanti oggetti abbiamo raccolto, eccetera. Io me ne frego, uso pillole a caso e tutto sommato andiamo vagamente a divertirci. Ok, cerchiamo però magari di non prendere danni assolutamente a caso proprio all'inizio. Un sacco di cuori rossi che mi fa pensare che la run sia in difficoltà normale, almeno immagino. Una petrified, me la prendo volentieri, sicuramente porterà più fortuna di una bella appena fatta e calpestata, almeno questo è quello che credo. Soldi chiavi non ne abbiamo, quindi direi che ci lanciamo, cerchiamo di evitare di prendere danni da queste mosche itteriche, e su questo lo prendiamo, easy direi. Non diciamo di no a questo simpatico soldino. Care moschette, venite per favore a me. Un'altra tinted non è male, non è male. Magari questa, evitavo quell'anfora, ero più contento, ma non ci lamentiamo troppo, ci sta. Potremmo anche andare a cercare una stanzetta segreta, credo. In realtà potrebbe essere, potrebbe essere un sacco di posti. Non, beh, qui non è, perché comunque non credo neanche possa essere che di fianco al boss, almeno immagino. Potrebbe essere qui, potrebbe essere qui a destra e potrebbe anche essere qui, potrebbe essere qui, direi che possiamo cercare qui. Tante di bombe ne abbiamo, non siamo stati fortunati, allora la cerchiamo anche qui. Tutto sommato male non fa, non c'è. Credo che l'ultima posizione possibile sia qua sopra, per cui deduco la troveremo qui. E così non è, ok, può veramente essere di fianco al boss, credo che lo scoprirò, no, qui non può essere. A questo punto neanche la super segreta so dove sia, perché immaginavo sarebbe stata qui. Potrebbe essere là in fondo in alto, sì, ma abbiamo già perso abbastanza tempo su questo primo livello. Il nostro Ragman, non, anche lui non dovrebbe essere troppo un problema, potremmo anche raddoppiare un po' il nostro DPS, che male non fa. Hanno fatto abbastanza bene secondo me a mettere questo oggetto utilizzabile solo ogni 4 stanze e non ogni 2, cioè richiede meno cariche di prima, perché forse prima era un po' troppo forte, soprattutto nella grid mode era un po' OP avere tipo 5-6 di quei creaturini e avere un danno veramente veramente pazzesco, veramente pazzesco, soprattutto rispetto agli altri personaggi. Non sto dicendo che sia sbagliato avere un personaggio particolarmente più forte degli altri in certi aspetti, tutto sommato se noi giochiamo per divertirci ci possiamo anche divertire a giocare una partita particolarmente forte. Quanti ne stai facendo, amico mio? Sono veramente un sacco. Ok, devo dire che questo fra i boss è un personaggio ben riuscito, fra i boss nuovi che ci offre Afterbirth, e questo danno potevamo decisamente evitarlo. Riusciremo a farlo fuori prima di finire vittima del colei che ha 1000 figli, i cui 1000 figli hanno fatto 1000 figli. Sarebbe carino farlo, ok. Ce l'abbiamo fatta, grazie per quel cuore azzurro, non sapevo potessi dropparne uno. Questo dovrebbe darci un tears up, che ovviamente non rifiuteremo. È assolutamente un buon oggetto, un buon oggetto. Vediamo un po'. Siamo in ritardo per fare qualsiasi cosa, come ci suggerisce il gioco. Non sapremo quanti HP avremo in questa run, ma
Il nostro obiettivo sarà sempre lo stesso, cercare di perderne un po' pochi e magari sopravvivere abbastanza a lungo da vedere il prossimo livello. Anche perché abbiamo un solo cuore rosso, quello sono sicuro, dovremmo averne forse tre, tra cuori azzurri e cuori neri. E forse addirittura quattro, perché ne abbiamo preso uno prima di scendere. Comunque, se riusciamo a tenere intatto il nostro cuore rosso, intanto probabilmente sopravvivremo. E poi probabilmente potremo anche andare a fare un patto con il nostro simpatico amico Diavoletto. Qua... non so, ha senso, sì, di bombe ne abbiamo, direi che prendere questo chest è abbastanza legittimo, magari ci troviamo anche un paio di monetine. Ok, ok, un sacco di soldi. Lo shop diventa sempre più appetibile, ma per ora non è il caso. Queste mosche mi fanno pensare che questa stanza non fosse pulitissima. Ah, la proagine non ha avuto il sopravvento, sono riuscito a prendere danno anche lì. Ok, una batteria normale non è qui, boh, non è neanche il caso di usarla, perché questa è una stanza molto semplice. Direi che potremmo subito andare a fare il boss, anche se onestamente non mi dispiacerebbe girare il resto di questo livello, anche perché ci manca poco per i 15 centesimi, abbiamo comunque una chiave lì, per cui, ah, anche se l'item room, ah, grazie gioco, che sono altri per noi, allora direi che possiamo anche andare a vedere la nostra item room prima di proseguire. Qui non credo ci siano stanze segrete, qua potrebbe, c'erano un sacco di posti. Qui questo sembra un po' il posto più probabile, per cui direi che una la mettiamo. Ok, non c'è, le sto prendendo tutte. Va bene, se il cross ci sta, ogni tanto ci darà l'effetto di, se non sbaglio, dimezzare i nostri danni, forse. O è quella che ci fa rinascere come Blue Baby? In questo momento non me lo ricordo, però mi accorgo di questa Tinted, per cui la andiamo decisamente a prendere. Perfetto. Potremmo sicuramente prendere un eventuale patto col diavolo. Ci può stare, mostra la nostra vecchia conoscenza. Questa versione grigiolina è quella che non fa i salti lunghissimi, forse. Credo che lo scopriremo a breve. Anche se, grazie al nostro oggettino, questa box vagamente, decisamente utile, raddoppiare il DPS non è decisamente male. Se volete sapere cos'è il DPS, magari non lo sapete, è damage per second, per cui un po' un indice, diciamo, del nostro danno, che abbiamo evitato danno lì, perfetto. Un patto col diavolo che non mi dispiace, un HP in più... non so se abbia senso prenderlo prima o dopo, io credo che lo prenderò dopo, e comunque qua il problema non si pone. Con un HP in più avremmo potuto prendere due patti da un cuore, ma con un HP solo avremmo potuto pagare un cuore solo, un patto da due, e comunque pagare in cuori blu un eventuale secondo patto, quindi non che cambi molto. Tu vuoi farti prendere prima di farmi tiltare pesantemente, e siamo riusciti a non prendere danno, qua è stato un colpo di proagine, certo non fortuna, sì. Ti sei sparato addosso, capita amico, soprattutto a fantasmini giovani come te, poi prendiamo il danno più idiota della storia, dopo averne evitati diversi in maniera quasi da giocatore sensato. Chiavi non ne abbiamo, l'ultima stanza non ho voglia di andarla a vedere, il patto è rimasto, questa è una cosa interessante, non so bene a cosa sia dovuto, ma ok, ok. Avendo la chiave, che è un po' una barata a quanto pare, potremmo anche pensare di andare ad affrontare il nostro simpatico Mega Satan, se proprio dovessimo arrivare messi abbastanza bene. Onestamente ritengo che le stanze maledette abbiano perso un po' della loro originaria forza. Prima di Afterbirth, sì, poteva capitare di trovare stanze abbastanza discutibili. Ora tutto sommato ho l'impressione che la cosa capiti più spesso. Saltare questo livello non ci interessa, direi. Queste tre monetine per una bomba direi che non ci interessa. Non abbiamo chiavi, per cui è anche inutile soffermarci, ma non credo l'avrei fatto comunque. Cercare stanze segrete sta diventando un po' imbarazzante, per cui quasi quasi smetterò di farlo. Voi magari, se vi date una regolata sul tempo, riusciamo anche a farvi fuori. Sì, ok, questo danno era evitabilissimo, ma perché non prendere qualche danno in più per rendere la partita più interessante? Perché magari è sintomo del fatto che non sappiamo giocare. Così come ho cercato di entrare in quella stanza senza avere assolutamente una chiave, ma si sa mai che la perseveranza aiuti gli audaci, magari insistendo abbastanza a lungo il gioco ci crederà con gravi problemi mentali e magari ci aprirà la porta, giusto per pietà, o probabilmente non lo farà mai. Anche voi siete abbastanza facili da battere, anche perché siete solo in due, e su questo prendo un danno veramente imbarazzante. Del cross si è attivata, quindi ok, non faceva quello che pensavo facesse, quindi è un abile uso dei tempi verbali, ma una scarsa conoscenza forse del gioco e di oggetti tutto sommato non fortissimi, per cui non cambia molto. A quanto pare quando prendiamo danno ci può dare un periodo di invincibilità, un po' come la Polaroid fa in certi aspetti, suppongo, ma decisamente non guardando quanti HP rossi abbiamo. Ok, voi non siete un problema. Vi userei per andare a pesca, ma non mi sembra questo il momento, questo è il luogo, perché sembrate, dalle mie parti si chiamano camole, non so dalle vostre, comunque sono un po'
Forse più delle sanguisughe, immagino, visto che assomigliano moltissimo a quel famiglio che possiamo trovare. Mia cara, non ti avevo visto. Shop o item room? Direi item room, su via. Risparmiamo risorse. Se dovessimo trovare un'altra chiave sarà sicuramente divertente andare a vedere cosa ci offre il nostro shop. Te sei Gemini, ok, sei divertente, carina. Magari però vende così tante bombe, insomma 5 non sono più tantissime. Una volta cercherei la stanza segreta qui, magari ci fa accedere allo shop senza spendere nulla. Non ne prendo una, va bene gioco, non lo faccio più. Sì, lo so che lo dico, ma lo farò ancora più e più volte. Allora, questa non è una stanza molto difficile, quindi cerchiamo di evitare di prendere danni qui. Sarebbe vagamente umiliante, infatti questa condizione direi che mi ero messo in uno di quei spot dove era più facile del previsto prendere danno, ok. Poi vi romperò principalmente perché abbiamo quel trinket che potrebbe renderci persone più allegre, felici, ricche, un sacco di cose veramente utili. Basta tenerla in tasca e sicuramente qualcosa di positivo vi accadrà. Sicuramente quel qualcosa non sarà trovare un'amorosa, perché credo che se girate con cose così in tasca non saranno in molte a trovarvi particolarmente più attraenti. Qua credo anche che userò il nostro oggetto, perché voi avete un sacco di HP e mi potreste anche fare danno. E tutto sommato abbiamo comunque abbastanza stanze forse da ricaricare e comunque una batteria là in alto, quindi mal che vada per il boss arriveremo muniti di danno. Questi soldino mi era abbastanza sfuggito, quindi lo prenderò allegro. Anche usarla qua non sarebbe stato male, ma fra il nostro simpatico Gemini, un fratello probabilmente non troppo simile ad Isaac, per cui immagino sarà stato adottato. Tu chi sei? Ok, Faded Polaroid, non so cosa faccia, come non so cosa fanno la maggior parte dei trinket, perché onestamente sono un po' poco forti rispetto a quanto faccio gli oggetti. E tutto sommato non ho mai perso o speso, forse la parola giusta, troppo tempo per scoprirlo. Potevo immaginare che tu mi avresti fatto danno, non mi ricordavo se eri a X o a più, perché io non mi so esprimere diversamente se non a forme elementari. Per cui abbiamo preso un danno un po' idiota, ma ci può stare. Questa volta lo sapevo, infatti non ho preso danno, ma ho comunque rischiato di farlo. Ci può stare. Mie care mosche, cosa avete mangiato? Da cosa siete nate? Perché ce l'avete così tanto con me? Io non sono che un povero bambino che vuole uccidere sua madre, cosa mai avrete contro di noi? Qui c'è il trinket, lì c'è lo shop, direi che possiamo andare a vedere il nostro boss, che è Pip, ok, non un boss difficilissimo, anzi, anche perché è una stanza che ci permette abbastanza libertà di manovra, per cui una stanza che ci permette abbastanza, credo che ci sia una figura retorica per definirla, e forse è l'alliterazione, ma credo sia semplicemente scarsità di proprietà di linguaggio o scarsenza, giusto per far finta di non sapere come si dice o di celare il fatto che in realtà non lo so. E infatti su questo prendiamo un danno da un occhio di riguardo che girava lì assolutamente a caso. Traiettoria prevedibilissima, ma il danno ci può stare. Infatti col diavolo a quanto pare non vogliono esserci. Uno squeezy ci piace decisamente. E direi che possiamo scendere, prendere una batteria, cercare una stanza segreta. Nah, fatica. Però un po' mi è rimasto sul groppone di non aver trovato la stanza segreta, per cui la cercherò qui, però credo che la cercherò da qua, giusto per avere anche conferma del fatto che possa esserci o meno, perché non trovarne neanche una un po' mi dispone. Ok, gioco. Vuol dire che ne ho sbagliate 5 su 5, ma la varianza è un termine neutro in quanto è un quadrato, quindi va bene, dovrebbe essere per forza positivo, ma a me sembra abbastanza negativa in questo aspetto. Va bene, Caves 2 dovrebbe essere una chiave abbastanza semplice, almeno così dovrebbe essere sulla carta. Va bene, va bene. Gente che partorisce gente, gravida di gente, sì, è un bello, una bella immagine nella mia testa, ma non sarà un grosso problema. Va bene, ce l'abbiamo fatta in maniera abbastanza facile. Questo ripostiglio, si potrà chiamare ripostiglio, sì, mi piace il ripostiglio. Ci dona ancora di fede, per cui abbiamo aumentato sicuramente la nostra affinità col bene. No, non è assolutamente vero. Qui non dovrebbe essere troppo facile non prendere danno, anche se Gemini credo farà di tutto per farcelo prendere. Infatti probabilmente lo prenderemo qui. No, ok. Quello, ok. Qualcuno muoia prima che lo faccia io. Va bene, va bene. Abbandonata ogni speranza. Ce l'abbiamo fatta. Blank Rune non so bene cosa faccia. Credo lo scopriremo assolutamente a caso cliccando probabilmente fra poco. Non so cosa faccia, è una di quelle rune nuove, l'ho anche sbloccata da poco, per cui penso di non averla ancora mai utilizzata, almeno forse l'ho utilizzata ma oppure non lo ricordo. Cosa ci ha colpito lì? Non lo so, lo ignoro. Userò la Blank Rune giusto per curiosità, scopriamo un po' cosa fa. Fa un bel simbolo sul gioco, ma non pare essere caduto nulla. Ok, lo scopriremo.
HP per tutti quei soldi? Ma sì, vediamo se riusciamo a prendere un danno solo. Ce l'abbiamo fatta, però abbiamo lasciato là un soldino, ok. La chiave sarebbe interessante adesso usarla per uno shop. 38 monete. Da quando abbiamo preso Little Brimstone? Come mai? Che bello! Che sia stata quella runa, non lo so. Il tap non ci sputo sopra e direi che possiamo procedere. Che figata, abbiamo Lil Brimstone che ci segue così dal nulla, non mi ero mai accorto neanche di averlo preso e non mi lamenterò certo di averla, è un oggetto veramente forte. Da criticare su di lui solo il fatto che non scali, per cui fa un gran danno nei livelli iniziali, tende a farne diciamo sempre meno, cioè in realtà fa lo stesso danno man mano che saliamo, ma i mostri iniziano ad essere un po' più manzi, per cui avrà un po' meno effetto, però è uno di quegli oggetti che non viene rirollato neanche nelle speedrun, quindi possiamo avere fiducia che sarà un valido contributo al nostro danno. O continuiamo a chiamarlo DPS perché fa semplicemente più figo. Siamo talmente ricchi che io lo sciopero voglio vedere, non è quello né altro. Usiamo questa pillola a caso per perdere i nostri HP ma recuperarli subiti. Ematemesi, o come si dice, è quella malattia o quell'episodio che ci fa vomitare sangue, se non sbaglio. Non è proprio una cosa meravigliosa, ma è resa abbastanza bene. Poi perché io debba prendere una pillola che ha questo effetto ancora lo ignoro. Immagino che se quello è il suo effetto principale, i suoi effetti collaterali saranno paragonabili a qualche droga particolarmente importante. Non che sia una cosa buona farla, però non riesco a capire come mai dovrei prendere una pillola che ha quello come effetto primario, ma lo faccio perché tutto sommato ci può stare. L'item room per ora la lascerei là, perché onestamente non mi dispiacerebbe entrare in uno shop. Questo era un danno decisamente evitabile. Quindi è uno dei nostri danni di occhi che ci piace prendere almeno ogni quattro stanze, giusto per avere una costante di ciò che facciamo. Facciamo stanze costanza, ok. Allora, la batteria onestamente non mi interessa un granché. Così come non mi interessa un granché la Clessidra. Two of Clubs raddoppia le nostre bombe, suppongo. E abbiamo talmente tanti soldi che io quasi quasi faccio una follia. Prendo questa e raddoppio le nostre bombe, va bene. Aumentiamo un po' la possibilità di un patto col diavolo, perché onestamente per ora non abbiamo avuto molta fortuna. Con la nostra chiave direi che potremmo andare a vedere anche la nostra Ether Room a questo punto. E poi cerchiamo di scendere, 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 scendere. Ok, Mums e Shadow, quindi Charm Tears. Abbiamo la possibilità di rendere nostre alleate un po' di mob, ma forse anche qualche boss. Certo è che non dovessero esserci altre creature, altri mostri nello schermo non, questa cosa non funzionerà. The Fallen è un ottimo boss da incontrare qui, non perché sia facilissimo, ma ci darà un oggetto del pool dei patti col diavolo, che è una cosa molto figa. Qua usare una bomba sarebbe stata una buona cosa, evidentemente anche alcuni boss possono innamorarsi di noi. Sputagli addosso, amico mio, sputagli addosso. Sei stato un amico che mi ha durato molto. Perfetto questo marchio che ci dà damage up e forse un HP, ma soprattutto forse ci aumenta la possibilità dei patti con gli angeli, cosa evidentemente non vera. 4 HP che non possiamo assolutamente prendere. Avendo già la chiave per andare a scontrarsi contro Mega Satan, non ha senso andare a far fuori quell'angioletto, perché secondo le teorie classiche alla fine gli angeli dovrebbero essere dalla nostra parte. Direi che per questo livello abbiamo dato, quindi saltiamo al successivo. Che sarà? Scopriamolo un po', non si sa. The Depths One. Ok, andiamo in questo ripostiglio perché mi piace l'idea di un posto difficile, angusto e oscuro con questi mostri che veramente qua. Questo danno va bene, era decisamente evitabile, anche perché Little Brimstone, di cui mi ero dimenticato di nuovo, della cui esistenza mi ero dimenticato di nuovo, sarebbe stato un ottimo oggetto in quanto ignora un po' la loro resistenza. Avendo così tante bombe io quasi quasi lo faccio. Cerchiamo di prenderla abbastanza in mezzo così da rompere tutti e tre, lo abbiamo fatto, e così come lo potremmo fare qua. Death va bene e null'altro, ok. Questi fantasmini di memoria alla Super Mario, perché tendono a fare un po' quei movimenti, cioè scappano se non li seguiamo, ci inseguono se noi scappiamo, se non sbagliano. Ah no, i fantasmi di Super Mario semplicemente stavano fermi quando li guardavamo e correvano verso di noi quando ci giravamo, o il contrario, probabilmente. Oh, ottima memoria, come potete chiaramente vedere. Voi non siete un problema anche grazie a Little Brimstone. Ok, chiavi siamo sempre un po' cortini. 10 soldini per una bomba varrebbe anche lo scambio, ma onestamente dei soldi a questo momento non ce ne facciamo granché. Quindi aspetterò, aspetterò. Shantyers in realtà non è così male, sta facendo cose, anche se in realtà abbiamo avuto un po'
poco effetto pratico, ma ok. Mutare Gemini, non schiantarti lì. Avere le chiavi non sarebbe male. Qui, ok, ok. Siamo riusciti a evitare di prendere un altro danno di lotta. È già un ottimo risultato. Abbiamo trovato anche il boss. Abbiamo motivo per non farlo? Direi di no. La mamma non è ancora adesso, quindi in caso possiamo anche tornare indietro. Certo è che siamo un po' a varie di chiavi, gioco, va bene, War. Ah, War è un ottimo boss. Ci darà un orbitale. Abbiamo raddoppiato anche lì il Brimstone con il nostro oggetto. Sì, non ci avevo pensato. Complimenti per questo danno. Devo dire che era evitabilissimo, ma ok. Tu su via, non ci caricare troppo. Abbiamo un sacco di danno. Cioè, ci ami e ci odi, ci capiamo. Ball of Bandage la prendiamo molto volentieri. Questo livello io lo andrei a esplorare ancora un po', perché onestamente rinunciare di nuovo a una chiave un po' mi dispiace. Ne potremmo sicuramente fare buon uso. Direi di andare, nel caso dovessimo trovarla, prima a vedere lo shop, perché magari riusciremo a comprare anche un'altra chiave o tra qualcosa. Complimenti per questo danno. Ci piace, era pure innamorato di noi. Va bene, fuoco amico, fuoco amico. Andiamo alla ricerca, direi qui. Nulla. Abbiamo una chiave? Quando abbiamo trovato una chiave? Ok, gioco, mi sto perdendo qualcosa? Abbiamo qualche oggetto che fa cose a caso? Non credo, ma va bene, va bene. Andiamo prima a vedere qui lo shop, direi, dove non c'è una chiave, ci sono degli oggetti piuttosto inutili, quindi non c'è andata benissimo, va bene. Ma andiamo a vedere quell'ultima due stanze, la ricerca di una chiave? Ma sì, su via. Non c'era nulla, credo che valesse la pena acquistare lì al negozio. Non sono neanche sicurissimo di cosa faccia quella versione blu di un oggetto già esistente. Quella di prima ci dava 5 bombe e la possibilità di farle esplodere un po' quando volevamo noi. Oh, la testa di Grigio è innamorata, che piacere. Ok, con un colpiccio ci farei perdere anche qualche monetina. In realtà ne abbiamo, ma sprecarle così mi sembra proprio veramente triste. Ok, questo poi non fa decisamente molto danno. Questa carta è The Moon, che ci porta nella stanza segreta, quindi esistono le stanze segrete, a quanto pare sì. E troviamo Grid, cioè Grid è una versione di Grid piuttosto base, va bene. E ci dà meravigliosamente una chiave, direi che allora l'Item Room non è più un sogno irrealizzabile, ma diventa una realtà concreta. Questo cuore, tra l'altro, è anche una buona cosa, smettere di attirarmi lì. Lo prendiamo subito su via e dovremo fare questa stanza, direi anche di utilizzare questo oggetto e un sacco di ottime chiavi, va bene, allora apriamo anche questa. Certo, ok, potremmo anche utilizzarla onestamente. Non ricordo neanche qual è la prossima ondata, però abbiamo talmente tanto danno con il nostro doppio del Brimstone che non dovrebbe essere un problema. Abbiamo un sacco di amichetti, tra Gemini e gli amici che ci passano per strada. Cosa ci ha colpito qui? Boh, forse ha spawnato uno di quei mostri senza che me ne accorgessi, è possibile. Evitiamo di perdere quel cuore bianco, quel cuore eterno, perché un HP in più non mi dispiacerebbe. È un po' un peccato aver perso tutti i patti col diavolo, è un po' un peccato che abbiano iniziato ad arrivare i patti con l'angelo. Qua ha senso, no, direi di no, di sprecare tutte le nostre chiavi con la fatica che abbiamo fatto ad ottenerle. Ok, il fatto che ogni tanto vado in diagonale invece che dove voglio è dovuto al joypad che sto usando, che è quello dell'Xbox. Capricorn, un All Stats Up che non è male, quindi ci prendiamo anche un grasso HP in più e un po' di danno, abbastanza danno anche direi, viste le dimensioni delle nostre lacrime. Un po' tutto, poi non è proprio tutto, vediamo qua se qua c'è una tinta, no, e qui neanche, direi di andare. Non è proprio un All Stats Up vero, come la maggior parte degli All Stats Up, qualcosa in realtà non ci aumentano, però non ce ne lamenteremo. Entrare qui, no, sono sempre talmente sotto di chiavi. Sarebbe anche carino sapere cosa vuol dire DR, forse Daily Run, questo non lo escluderei. E credo che quel simbolo là di fianco, io credo che possa essere dell'Engo, onestamente. Però è abbastanza simile al simbolo di Blue Baby, per cui non ho ancora imparato a riconoscerli. Vediamo se qua possiamo entrare. No, ci servirebbe avere un solo HP rosso a quanto pare. Sarà un po' complicato non prendere danno qui, ma a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Miracolo. E questo damage up finalmente ci aiuta decisamente a andare avanti con la nostra run. Molto 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 bene. Questa risatina, mia cara mamma, un po' mi preoccupa, ma in realtà, sapendo che cos'è, non dovrebbe essere un gran problema evitarlo. Sempre se, ok, questa mano muove. Quante saranno? Una sola. Qua, benissimo. Una mano di mamma, come dimenticarci le botte che ci prendevamo. No, non è vero, dai. Madri violente, ma in teoria non ce ne erano molte. Queste sono mani un po' più tradizionali.
e mordono la polvere anche loro. Questa stanza devo dire che è stata molto utile, non c'era assolutamente nulla. Ho smesso di ambire a trovare stanze segrete perché ne abbiamo trovata una, quindi esistono solo perché una carta ci permetteva di trovarla senza errore e fin qua ci siamo. Un sacco di risate in questa run, va bene. Mi muoverei un po' a casaccio, giusto per evitare danni strani, anche perché queste mani nuove poi hanno quell'effetto di aria d'effetto. Ah, effetto di aria d'effetto. Ok, stanza costanza, oggi è proprio il gioco, è il giorno delle rime strane. Più che rime, credo che sia mancanza di capacità linguistica, ma chi siamo noi per giudicare noi stessi? Su, via, bombe a caso, judgment, ok, possiamo anche evocarlo qua. Soldi? Te ne darò quanti ne vuoi, mio caro amico. Devi darci qualcosa prima della fine dei tempi e ci dai una chiave, va bene, accetto, accetto tutto, qualsiasi cosa tu mi voglia dare. E ottimo, al compass, è veramente ottimo. Allora, abbiamo perso la stanza degli oggetti, lo shop è lì, ottimo oggetto da trovare compass, uno dei migliori che potevano offrirci. Qui magari se passiamo qua eviteremo di prendere danno, non sarebbe male. Sprechiamo qualche bomba? Sì, direi che ne abbiamo 19. Qua dovremmo prenderne 4, qua dovremmo prenderne altre 4. Non proprio utilissimo, per ora no, ok, la speriamo dopo. Qua va, easy, easy, infatti prendiamo danno. Questa pillola sconosciuta è amnesia, no, appena preso quello. Ok, mi ricordo che è The Ward, è la beffa. Non che The Ward ci serva tantissimo, ma onestamente Death neanche ci serve troppo. L'item room era da qualche parte in alto a destra e il boss era da qualche parte in basso a sinistra, quindi dovremmo riuscire a raggiungerle entrambe anche se abbiamo dimenticato ogni cosa. Cerchiamo di non perdere quel mezzo cuore nero, non mi dispiacerebbe vedere se per caso Satana vuole farci una visita. Abbiamo anche il marchio Satana. Siamo marcati, ciao Varz, ok, mi sa che preferisco comunque The Ward. Infatti su questo prendo danno, va bene. Ciao Varz raddoppia i nostri cuori rossi, per cui in sostanza ci cura. E Samson Lock ci aumenta i danni per quella stanza, se non sbaglio. Beh, Dead is Long ci piace, aumenta il nostro danno abbastanza. Vediamo cosa c'è qua prima di lasciare questa stanza. Vediamo The Chariot, ma va bene, teniamo. No, The Chariot può tornarci utile in qualche modo, dai, teniamolo. Ci darà un breve periodo di invulnerabilità che in certi spot può anche darci abbastanza soldi se troviamo una macchina di donazione del sangue. Qui sto sbagliando strada, no. O comunque potrà permettere di rendere più facile alcune stanze anche in forza del nostro Ball of Bandages, che fa un discreto danno. Qui siamo già entrati, non c'era nulla, ok. Capacità di orientamento decisamente alta e con questo voglio dire assolutamente bassa. Qui non vedo nulla di interessante. Ok, abbiamo raggiunto il nostro boss. 24 minuti di run. Siamo stati veramente delle polente, come dicono dalle mie parti. Avete decisamente capito che siamo bene. Ti abbiamo perso un HP. Alla fine abbiamo subito danno. Ah, ok. Ah, era lo scavo della madre. Ok, avrei potuto anche tenerlo in considerazione. E comunque, va bene, la boss rush non la potremo sicuramente fare. E non prenderemo neanche nessun patto col diavolo in virtù dell'ultimo danno che abbiamo preso in maniera piuttosto stupida. Direi che il fatto che ci sia il negative mi fa abbastanza capire che dovremmo andare fuori a far fuori dell'Ember, questo ormai non è più in discussione, e cerchiamo di memorizzare quell'icona che non sarebbe male. Usare The Ward, sì, no, ah no, l'abbiamo lasciata lì. Direi di andare verso il boss, direi che potrebbe essere a destra, non credo cambi molto, probabilmente non sarà qui. È raro che la via più diretta sia veramente quella che ci porta al boss, e qui magari evitiamo di prendere questi danni stupidi. Ok, gioco. Ora che abbiamo raggiunto questo livello con un danno tutto sommato decente, abbiamo avuto. Cosa abbiamo avuto di danneggiato? Capricorn e The Mark, neanche tantissimi in realtà, però abbiamo anche Lil Brinstar, abbiamo Gemini che in qualche modo può aiutarci. Dobbiamo andare a fare Satan, che non è un boss particolarmente difficile, e The Lamb neanche è particolarmente difficile. Se magari smette di sparare a caso quel mob morirà prima, quindi aspettiamo che si riattivi. Mia cara tartaruga, su via, non sei la tartaruga di Golden Axe, quindi non sei così grande, non sei così un problema. Esci fuori, non ce la puoi fare. Se ti ignoro, ok. C'è calpestato, giustamente, ci sta. Non spari tu, come mai non spari? Ah, perché noi effettivamente non abbiamo lacrime, è il nostro famiglio che spara. Lasciamo qualcosa di importante qui, direi di no, quindi andiamo ad affrontare Blasto Shit, ok. Non un boss difficile, anche perché abbiamo decisamente danno. Abbiamo, cioè, decisamente, insomma, raddoppiare il DPS qua, più il doppio di Brimstorm, non è affatto male, non dovremmo prendere danno qui, se mai.
un patto con l'angelo, va bene, non è gioia, non è amore, ed è un serafino, va bene serafino, vieni anche tu a farti raddoppiare, ci piace avere un sacco di amici, che tanto amici non sono, però insomma, non ci cagano di striscia a quanto pare. Il boss è lì in basso, direi che è evidentemente a destra. Abbiamo anche un po' di chiavi, un dado potrebbe essere divertente, ma vorrei che se per caso dovessimo trovare il reroll, potremmo andare a perdere la nostra, cioè non sparando noi lacrime, non so se sia il caso andare poi a usare un reroll che potrebbe un po' rovinarci questa run, che onestamente credo si possa definire vinta, suppongo. Non troverò mai le tinte anche dovessero esserci, ho lasciato giù la petrified, per cui per puro caso qua troviamo un soldino, ma non dovrebbe esserci nulla di utile. Voi, ok, siete, vi conosco ormai, non sembrate essere un gran problema, e scoppiate a X, quindi ora lo so e cercherò di far tesoro di questa conoscenza. Probabilmente il vostro sarà giù, suppongo, quindi direi che andiamo giù qua. Qui magari li distruggiamo da qui, direi che è meno rischioso, anche se insomma farcela sotto per una stanza così facile è un po' eccessivo, ma la prudenza non è mai troppa. Su, via, andiamo. Luce accesa anche di giorno, casco sempre in testa, no, non esageriamo. Spot di anni passati, non credo che in molti possano ricordarlo. Qui potrebbe anche aver senso usare una bomba per lasciare questa stanza, non è escluso che prenderemo danno, e infatti prendiamo un danno abbastanza idiota perché questa è decisamente evitabile, e non avevamo preso danno da null'altro. Andare a recuperare quell'HP per ora no, magari la prossima, se proprio dovessimo prendere altro danno lo faremo, direi. Un po' di arroganza sportiva, facciamo finta di avere la vittoria in pugno e sottovalutiamo il nemico, che era un po' quello che facevano tutti i boss di varie serie anime giapponesi, soprattutto del passato, dove per qualche oscuro motivo quando dovevano fare fuori un gruppo di eroi, generalmente pochi, 3, 4, 5, mandavano le loro forze poche alla volta, così da farsi segare giustamente ogni volta, e ogni volta era maggiori mazzate. Avessero mandato probabilmente un esercito subito contro quegli eroi e non credo che la serie sarebbe avanzata molto. Questa stanza è molto grande, non è molto difficile, ma essendo lì il boss credo che la salteremo, tanto se anche dovessero esserci tinted non le vedrei. Potremmo usare The Chariot qui e donare un po' di cuori, ci può stare, vediamo se riusciamo a deciderlo. Ok, usiamo The Chariot e andiamo a donare per i massimi. Mio caro demonietto, dacci qualcosa prima della scadenza. Assolutamente non l'hai fatto e di questo non te ne sono assolutamente grato, perché ci hai fatto subire per niente, quindi credo ti farò esplodere. Ok, qui c'era una tinta di cui non avevo nessuna notizia. Tutto sommato è stato un pessimo modo di usare The Chariot, anche perché non sarebbe stato male fare qualche danno in più. Ok, accetterò questo HP, non mi lamenterò. E ho anche sbagliato a entrare, perché dovevo entrare nella parte alta della stanza, non nella parte bassa, ma tutto sommato non sarà la fine del mondo. In questa stanza probabilmente prenderemo un danno e l'abbiamo fatto. Ok, qualche piccola disattenzione, quel ragnetto piccolissimo è simpaticissimo ma anche velocissimo, chissà cosa l'ha fatto diventare così piccolo, non so se poteva partire già così piccolo, però era veramente spiccio. Abbiamo anche una pillola che non so come ho preso, ed è bad trip, solo per gioia questa tappa. Ok, potremmo anche ragionare, ma mi sembra tanta strada per niente, quindi non lo farò. Raddobbiamo subito i nostri minions e cerchiamo di far fuori questo Eclipse. Chi altri non è, credo che il feto di Isaac probabilmente è qui. Magari se riusciamo a evitare di prendere danno non sarebbe male. Ok, quindi prendiamo danno, possiamo sfruttare la nostra invisibilità. Sì, potremmo farlo. Ok, abbiamo preso tipo 3 o 4 danni idioti che potevamo decisamente evitare. Faccio un po' il gradasso e non vado a recuperare quell'HP che comunque mi sarebbe costato 2 bombe e molta fatica, quindi potremo anche morire per questo motivo. Questa stanza non mi piace affatto, questo mob spara decisamente più in fretta di quanto mi aggradi, però ci è andata abbastanza bene. Ok, ce l'abbiamo fatta, grazie per la troll bomb, ma non ci serve, credo che muoverò oltre. Ok, voi non siete un problema per la nostra popolazione attuale, non ci si può lamentare, tutto sommato abbiamo danno, abbiamo un po' tutto quello che ci può servire. Non è una partita particolarmente OP, anzi, ma credo sia anche voluto visto che è una daily run, magari creare partite troppo forti è un problema. Tra l'altro, ora che vi ricordo, avevamo anche la mappa e stiamo andando per puro caso dalla parte giusta, perfetto, di questo ti ringrazio gioco e ti ringrazio caso, direi che ringraziare il caso ha sicuramente senso, così almeno a qualcuno a cui innalzare le mie preghiere mattutine, che
non ci sono, non tanto perché non ci siano preghiere, tanto perché per noi giocatori di poker la mattina è un po' una di quelle cose che sostanzialmente non esiste, o meglio inizia, ma inizia un po' più tardi delle persone normali, ammesso che non sia normale giocatore di poker, però diciamo per della maggior parte delle persone. Questo danno è stato decisamente imbarazzante, ma tutto sommato ci poteva anche stare. Abbiamo abbastanza capito da affrontare sicuramente Satan, almeno lo spero. Ok, e va bene, mio caro Satan, eccoci, contiamo fino a 5, 2, 3, 4, 5, lasciamo giù la bomba e facciamo fuori lui. Magari potevo raddoppiare prima le mie creature. Ok, va bene, per ora tutto bene. Non abbiamo, no, abbiamo la bolla of bandages che ci salva un po' dai sparazzi di Satana, e quindi il primo lo evitiamo, il secondo evitiamo il Brimstone in qualche modo, va bene. E, ah, è ancora vivo? Ok, lol, pensavo fosse morto. Danno evitabilissimo solo se avesse avuto un minimo di... non so, arguzia, lettura, non lo so. Comunque era un danno che si poteva sicuramente evitare. Cerchiamo di non prenderne altro, perché sarebbe un po' imbarazzante, inizierebbe anche a diventare abbastanza pericoloso. Quindi prendo subito un danno, ok. Se si innamorano di noi questi zoccoli, lascia stare inutili battute sul fatto che se è uno zoccolo maschio non sono felicissimo. Se forse è una femmina non lo so, però non credo di volerlo scoprire. Ma sembra una battuta piuttosto stupida, quindi passiamo oltre. Apriamo qui, solo pillole per noi, tolgo, ok, è il tappo, va sicuramente bene. One makes you small, non mi dispiace, direi che la userò anche più di una volta. Bad trip direi di no, il tap direi di sì, gli HP sono pochi, ma stiamo per diventare piccolissimi, ecco, siamo praticamente scomparsi. Questa è una cosa abbastanza divertente. Il boss sembra a destra, per cui non sarà mai a destra, ma io ci andrò lo stesso. Voi due non dovreste essere un gran problema, anche se i vostri opere dovrebbero essere più di voi. Non che il nostro danno sia sgravato, ma ne abbiamo abbastanza, ok, questo ci hanno evitato abbastanza più stile. Più o meno è una posizione mediana e buona da tenere, che qui stavo per prendere un danno veramente imbarazzante, ma non l'ho preso, per cui perché piangere su un lato non versato quando non ha senso neanche piangere su quello versato, a quanto pare, perché tutto sommato non cambierebbe la realtà delle cose. Qui non c'è assolutamente nulla e un doppio war potrebbe essere solamente un problema. Moriremo qui? Ma chi lo sa. Abbiamo fatto un po' i furbetti, però siamo talmente piccoli che non è facile colpirci. È anche difficile capire dove siamo, eh. The War si innamora e mi fa solo che piacere, però l'abbiamo calpestato, perché noi calpestiamo i sentimenti della gente. Figuriamoci dei peccati capitali. Sono i peccati capitali? No, assolutamente sono i cavalieri dell'Apocalisse, credo. Guerra, carestia, sì, sono più probabilmente i cavalieri dell'Apocalisse che i peccati capitali. Anche se credo che, insomma, guerra possa essere un peccato capitale moderno, forse. Mutatis mutandis, tante cose si possono dire, ma poche di queste avrebbero comunque senso. Ora non mi picchiare su via. Ora direi che le possibilità di trovare il boss stanno al 50%, sopra sotto non cambia molto, andrò su solo perché mi ispirava così. Miei cari piccoli, chi siete voi, Gurdi? Forse no, Gurdi non è mica l'altro. Sarà veramente difficile evitare di prendere danno qui, ma invece ci è andato di lusso perché l'amore vince tutto. Oh, questo non so cosa fa. Accuracy Brain Power. Ah, forse è quello che ci aumenta i danni ogni volta che colpiamo un nemico invece che mancarlo. Qui non c'era assolutamente nulla, il doppio The Fallen è un po' un problema. Credo che userò qui il nostro raddoppio di piazza random, perché suppongo che avremo comunque almeno 4 stanze da fare prima di trovare The Lamb, sempre ammesso che dovremmo trovarlo. Tanto non capisco come mai il nostro orbitale è migliorato, Bandage Girl è più figa. Ah, perché abbiamo raddoppiato? Ok, ha senso, questo ha decisamente senso. E a quanto pare l'effetto dura solo una stanza. Abbiamo veramente un sacco di questi, ok. Questo è Death, sono tutti innamorati, ci fa piacere. Vedete come questi effetti minori, perché non è certo uno degli oggetti più forti del gioco, Mams qualcosa, però comunque possono avere un discreto effetto sul lungo periodo, soprattutto se la partita non è di quelle super mega fortissime, ma un po' diciamo che dobbiamo arrangiarci con ciò che abbiamo trovato. Qui c'è Bloodlust, non credo conti il danno che abbiamo già preso, ma non dovremmo aver preso tutto sommato tantissimo danno in questo piano, quindi ne prendo subito uno qui perché fa sicuramente piacere farlo. Era un danno evitabilissimo, ma tipo sommato ne ho evitati di più difficili e non mi lamenterò troppo, ci sta ogni tanto a prendere un danno. Il Joker non è male e direi che lo potrei anche usare subito.
E va bene, un solo HP perché abbiamo proprio i cuori rossi, ma di certo non ci sputerò sopra. Va bene, lo accettiamo gioco, lo accettiamo, andiamo avanti, cercando di evitare di prendere danno qua. Alla fine, a quanto pare, il nostro item, il nostro space bar item, se vogliamo fare anche i fighi, sempre che finica item, si attiverà prima di raggiungere dell'Emba. Cercavo di non morire come l'altra volta con Sansone, che è stato un po' imbarazzante, anche perché abbiamo i suoi capelli, quindi non vorrei che questa cosa fosse un po' una profezia di qualità, ok? Questo attacco non è certo difficile, e essere così piccoli, ok, mi fa un po' difficoltà capire dove siamo in questo momento nello schema. Ma tutto sommato basta guardare più o meno dov'è la nostra quasi banda sgherra e seguire di conseguenza. È una sgherra che potrei anche usare un po' passivamente in effetti perché fa un bel danno, però tutto sommato di danno ne abbiamo abbastanza. Credo che la run si possa definire conclusa e vinta. Va bene, siamo riusciti in qualche modo. Forse è presto per dirlo? No, direi che possiamo cantare vittoria, cantiamo vittoria. Vediamo un po' come abbiamo chiuso questa daily run, vediamo cosa è successo, non credo sarà un gran punteggio. Facciamo 28.000, stage bonus 20.000, exploration 10.000, shurg bonus non so cosa sia 2.000, lamb bonus 4K, ok. Abbiamo preso un sacco di danni, abbiamo preso un sacco di item, time penalty, siamo stati veramente lenti, insomma abbiamo fatto un disastro. Siamo arrivati 1773esimi come tempo e non lo mettevo in dubbio, e 3134esimi come ranking totale. C'è da dire che si può barare in questa run. Avete visto come noi avessimo per puro caso la chiave per fare Mega Satan, e se non sapete come si fa, non credo che ve lo dirò, però è abbastanza facile partire con gli oggetti che vogliamo noi, ma non sapevo che questa cosa funzionasse anche nella daily. Comunque, ora che lo so, la toglierò per fare le daily run perché tutto sommato lo faccio for fun e non certo per competizione. Direi che il filmato di oggi può dirsi concluso. Ci vediamo ad un prossimo filmato. Un saluto a tutti da Lorcane. Ciao ciao.